Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Cari fratelli e sorelle, carissimi amici che siete in comunione con noi attraverso la TV, vogliamo augurarvi ogni bene, la pace del Signore in questo giorno. Vogliamo accostarci all'Eucaristia chiedendo di incontrare il Signore in questo giorno di grazia. E per farlo chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati per essere degni di celebrare questi santi misteri. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni. Dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa. Ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidale con loro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza, perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà, ma se cede, non porrò in lui il mio amore. Noi, però, non siamo di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede, per la salvezza della nostra anima. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fa il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via. Se egli cade, non rimane a terra, perché il Signore sostiene la sua mano. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia e loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati.
La salvezza dei giusti viene dal Signore. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù oggi dice che il regno di Dio è come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Questo è il mistero della vita stessa. Pensate, un embrione invisibile, eppure piano piano cresce e diventa un uomo. È il mistero della vocazione, qualcosa che non si vede, ma che nel cuore piano piano, giorno dopo giorno, cresce e si manifesta. La vocazione al sacerdozio, alla vita religiosa, al matrimonio. È il mistero della fede, che sembra a volte non succeda niente. Pensiamo alla quotidianità della nostra preghiera, che anche il partecipare all'Eucaristia può sembrare qualcosa di molto silenzioso, non succede niente di eclatante se non nel cuore, attraverso la fede. Eppure è proprio attraverso questo silenzio, questa perseveranza, che il Signore poi fa crescere qualcosa di grande, addirittura di molto grande, come ci è stato detto, il granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, ma poi diventa la pianta più grande dell'orto, dove anche gli uccelli del cielo possono fare il nido. È il mistero del regno di Dio. Può sembrare che il Signore a volte non parli, non risponda, eppure nel silenzio Lui opera. Così fa il Signore. Nel silenzio, dove non c'è chiasso, non c'è rumore, non c'è baccano, il Signore è proprio lì, giorno dopo giorno, fa crescere le sue cose, le sue opere, le sue meraviglie. Stiamocene attenti, perché attraverso di noi, in questo tempo, il Signore sta operando cose grandi.
E poi alla fine di questo Vangelo Gesù dice che parlava in privato spiegando ogni cosa. Abbiamo bisogno di questo privato, di questi momenti di intimità con Gesù, dove siamo soli noi e Lui ci spiega le cose. La preghiera che cos'è? Se non stare in compagnia di Gesù e farsi spiegare le cose, capire le cose della vita, anche quelle più strane, anche quelle più misteriose. Stiamo vivendo un momento strano, anche questo dell'emergenza sanitaria, eppure il Signore, anche attraverso questa esperienza, che può sembrare strana, vuole dirci qualche cosa. In privato andiamo a chiedergli che cosa vuol dire. E così per tutte le altre esperienze. Oggi ci vogliamo mettere ancora una volta alla scuola di Gesù. Lui ci vuole parlare nel silenzio, nella sua parola, nel tempo, nel nascondimento. Allora vogliamo metterci in ascolto, stare davanti a Lui, e Lui sicuramente avrà parole di chiarezza per la nostra vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sei gradito il nostro sacrificio che Gesù compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del Tuo Spirito, perché diventino per noi il sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il Tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui tuo figlio raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza
con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa, è il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo.
Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà del sangue di Cristo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Diciamo ora la preghiera a Gesù Bambino, affidando tutti noi, anche quelli che ci ascoltano, soprattutto le persone che hanno più bisogno, gli ammalati, i carcerati, le persone sole. O Santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, volgi i tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla tua santa immagine, ed ascolta la nostra preghiera. Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo divin cuore. Stendi su di essi la tua mano onnipotente e soccorri alla loro necessità. Stendila sui bambini per proteggerli, sulle famiglie per custodirne l'unità e l'amore, sugli infermi per guarirli e santificarne le pene, sugli afflitti per consolarli, sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia, su quanti stretti dal dolore e dalla miseria invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto, stendila ancora su di noi per benedirci. Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero, e conservaci ora e sempre nella grazia del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Tua splendida.